Ora invece, collegandoci a quanto abbiamo detto nella prima conversazione, dedichiamoci a una fase della produzione di Parini, in particolare una fase della produzione delle odi. Noi abbiamo sul nostro libro di testo un inquadramento generale al libro delle odi, cioè la raccolta di odi, a pagina 456. Si tratta di una raccolta, come dice il nostro libro, di 25 testi che noi chiamiamo odi, che Parini chiama odi, derivando questo termine dalla tradizione classica. Le odi sono testi, diciamo, impegnati dal punto di vista del contenuto, che contengono un alto valore di testimonianza morale e civile, e che spesso è anche destinata a celebrare personaggi acclamati per vari motivi. Le odi di Pindaro, che anche il nostro testo cita come modello illustre, sono odi destinate di celebrazione dei vincitori delle gare sportive, delle gare olimpiche e degli altri cicli di giochi del mondo greco. Le odi di Orazio, Carmina, hanno spesso una valenza civile. Ora, l'edizione definitiva delle odi di Parini, riorganizzate dall'autore stesso in una raccolta unitaria, è degli ultimi anni della sua vita, del 1795. Ricordiamo che Parini morì nel 99, ma presentano odi che possiamo inquadrare in due o addirittura tre momenti fondamentali. Il primo momento è sicuramente quello cosiddetto delle odi illuministiche, delle odi cioè più impegnate sul versante dell'adesione a campagne, diciamo, di progresso civile di varia natura, spesso dedicate davvero a celebrare personaggi che si sono distinti, il giudice che ha compreso, per esempio, le ragioni che inducono un imputato a delinquere, oppure colui che ha diffuso la pratica, nonostante tante diffidenze, del vaccino contro il vaiolo, oppure un'ode importantissima dedicata proprio a quel Carlo Imbonati, che fu il ragazzo figlio della famiglia Imbonati, che egli guidò e seguì nella sua attività di precettore, in cui si sviluppa una riflessione ad ampio spettro sul senso dell'educazione, sugli obiettivi dell'educazione di un giovane, oppure una campagna feroce nei confronti dell'abitudine alla castrazione dei bambini affinché mantenessero la voce bianca e potessero cantare con voce sovracuta anche in età adulta. Oppure due testi dedicati al problema al rapporto, diciamo, campagna-città dal punto di vista sia economico sia, noi diremmo, ecologico, oppure in una fase più di transizione, un'ode dedicata alla prima donna che si laureò negli anni 70 del Settecento proprio all'Università di Pavia in giurisprudenza. Voi capite questi temi che vengono in parte esposti a pagina 457 del nostro libro, sono temi o di carattere satirico, che quindi implicano una protesta, una critica, una satira nei confronti di certi usi e costumi dedicati, cioè considerati e definiti immorali, pensate appunto a quello della castrazione, oppure aderiscono ad alcune campagne di promozione, pensate appunto all'innesto del vaiolo, o alcuni comportamenti ritenuti innovativi, per esempio quello del giudice che vi dicevo, nell'ambito giuridico. E qui chiaro è il collegamento alla coeva riflessione illuministica, specialmente di un Beccaria, di un Verri. Ecco. Oppure di un genovesi, degli illuministi napoletani. Ecco, questa prima fase di odi a cui ci dedichiamo va dalla fine degli anni 50, dal 57,
con in particolare le due ode dedicate alla campagna, che risentono di più di un'impostazione quasi arcadica, idilliaca, no? Nella esaltazione della campagna come sede di serenità, di felicità, di contatto con la natura, di attività più, come dire, moralmente sana, ma che innestano alcuni temi, diciamo, più moderni. Fino al 66, proprio con l'ode di cui dicevo qualcosa, dedicata al giudice Wirz, capace di comprendere le esigenze reali di un imputato e di sostenerlo per proprio evitare che egli nuovamente cada nel delitto, nel furto, nel reato indotto dal bisogno, indotto dalla fame, indotto dalla povertà. La seconda fase, possiamo dire, è una fase di transizione in cui si inserisce, per esempio, l'ode che dicevo, dedicata alla donna laureata, alla giovane laureata, e siamo negli anni 70. Infine, la terza, a seconda di come lo si interpreta, vedete che il nostro libro indica due fasi, la fase illuministica e la fase finale, considerando la fase intermedia semplicemente come una transizione che sembra quasi non essere neanche degna di essere etichettata, di essere definita come tale. Negli anni appunto 80-90 abbiamo odi che noi definiamo neoclassiche, in quanto questa adesione più diretta a campagne civili, oppure questa indignazione nei confronti di costumi corrotti, viene sostanzialmente meno e Parini vuol dare di sé un'idea più posata, un'idea più equilibrata e lasciare quasi un testamento morale attraverso queste opere. Ricorderemo in particolare due odi importantissime, La Caduta e un'ode dedicata a un amico, un giovane amico da lui seguito, da lui avviato verso la poesia e la cultura, rampollo naturalmente anch'egli di una nobile famiglia. L'ode si chiama Alla Musa, dedicata appunto alla musa della poesia. Quindi due fasi o tre, se consideriamo come fase autonoma quella intermedia, quella appunto di transizione degli anni 70. Vedremo leggendo alcune cose che ne risente anche lo stile di questa evoluzione dalla poesia più civilmente impegnata alla poesia più di testimonianza morale e in qualche modo più distaccata nei suoi contenuti. Ne risente anche lo stile, in particolare le scelte di natura, direi proprio lessicale. In quanto la prima fase, quella più civile, è più direttamente influenzata dall'estetica sensista, quella cioè secondo cui la poesia deve suscitare delle decise impressioni a livello sensoriale in chi legge e in chi ascolta. Queste decise impressioni che sono costituite in qualche modo dall'alternanza di sensazione di sgradevolezza, cui si oppone invece una sensazione di piacevolezza. E allora ecco, le scelte lessicali vanno per un verso all'insegna di parole sostanzialmente impoetiche, parole attraverso cui Parini inserisce nel patrimonio, no? Nel repertorio del lessico poetico, termini derivanti dalla scienza, dalla tecnica, dalla realtà anche più comune e popolare, gli oggetti, le situazioni, anche a volte proprio con la volontà di creare un'immagine incisiva, un'immagine efficace che rimanga impressa e che susciti proprio un'impressione anche sensoriale nel pubblico. Questo tipo di linguaggio, sempre però intrecciato a quello alto, classicheggiante, raffinato, ricco di inversioni sintattiche, di un lessico aulico latineggiante, appunto, spesso, di immagini tratte dal mondo mitologico, dalla mitologia, con cui in qualche modo vengono quasi rivestite anche le situazioni e gli oggetti della vita reale, quotidiana, moderna. Ecco, c'è questo gioco che crea una sorta di effetto quasi di contrasto, no? Di tensione tra la linea
più direttamente così incisiva, che suscita impressione anche sgradevole attraverso un linguaggio più diretto, che spesso utilizza termini derivanti dalla sfera tecnico-scientifica, e invece un linguaggio, se vogliamo, più tradizionale, classico, colto e elaborato. Un effetto in qualche modo di dissidio, certamente voluto, ma che può apparire quasi come una rottura di quell'equilibrio, davvero di quell'armonia compositiva, che invece viene pienamente raggiunta nella fase cosiddetta neoclassica, almeno a detta di alcuni critici, primo fra tutti Walter Binney. Poi può essere oggetto appunto di riflessione, perché non si può davvero individuare una netta distinzione. Il classicismo, fatto appunto di lessico, di sintassi, eccetera, eccetera, di immagini, il classicismo è una costante, solo che nella prima fase si incontra e si scontra con questa dimensione invece più sensistica, mentre nell'altra viene più assorbito in una raffinatezza, in un'eleganza stilistica, diciamo, più alta, più equilibrata, che però segna anche l'abbandono proprio di quella adesione, per quel che riguarda i contenuti, alle campagne civili, e quindi un venir meno di quella funzione più espressamente civile, educativa, della poesia e della letteratura. Bene, questo è l'inquadramento. Facciamo un piccolo percorso di lettura, cercando di non tirarlo troppo in lungo, andando come sempre a condividere i nostri materiali. I nostri materiali nella nostra solita cartella di Drive, dedicata questa volta a Parini. Allora, qui abbiamo una scheda che ci presenta, però sostanzialmente ve l'ho detto, ci presenta i contenuti fondamentali delle principali odi, in particolare nella prima fase, la fase illuministica, la seconda, quella intermedia, e la terza, e di questa intermedia fa parte la laurea, che ho appunto citato, e invece la terza della maturità, in qualche modo considerata più vicina all'estetica neoclassica. Allora, quali sono alcuni esempi di odi civili, di odi illuministiche? Perché in esse Parini si avvicina più direttamente a quella che è la ideologia illuministica. Allora, sicuramente la più... qui ne ho riportate tre. La salubrità dell'aria, l'educazione, il bisogno. Ma possiamo poi citare, il nostro canarino si unisce a noi, possiamo anche citare qualcun'altra, di cui leggeremo qualche piccolo frammento utilizzando semplicemente questa integrale edizione delle Odi, ma non commentata, senza note, esclusivamente costituita da puri testi. Ma cominciamo da quella forse ritenuta la più famosa, anche perché contiene una vera e propria dichiarazione di poetica alla fine, che è la salubrità dell'aria. Ho detto che sono due le odi dedicate all'esaltazione della campagna, la vita rustica e la salubrità dell'aria. La vita rustica, nel tracciare appunto tradizionalmente, no, la celebrazione dell'idillio, no, della vita di campagna, quindi trascurando tutta la dimensione della fatica, del lavoro agricolo, sottolinea però, ed è questa la sua componente forse più moderna, come dice anche questa scheda, sottolinea la dimensione più economicistica del lavoro della campagna. Sono valorizzate le tecniche agronomiche in grado di rendere più fertili i terreni. Vi ricordo che siamo all'interno di una teoria fisiocratica, teoria secondo cui il vero perno della prosperità economica di uno Stato è e deve essere l'agricoltura, ma non finalizzata all'esportazione e al commercio, ma l'agricoltura da cui ricavare le fonti per il sostentamento di un popolo. La salubrità dell'aria invece contrappone la campagna, sempre un po' descritta in modo ideale, alla stortura, alla corruzione della vita cittadina, specialmente per quel che riguarda l'aspetto, noi possiamo dire, ecologico. Il nostro libro riporta
con una, un salto è intermedio, riporta questa ode a pagina 460. Di questa ode abbiamo qui il testo commentato e quindi seguo questo integrale. Cerco di correre per fissare davvero i concetti fondamentali, tenendo conto che qui avete anche una completa parafrasi. O beato terreno del vago Eupili mio, quel lago di Pusiano sul quale Bosisio, nel paese di Bosisio in Brianza, sul quale Parini era nato. O beato terreno del vago, vago nel senso di bello, Eupili mio. Ecco, al fin nel tuo seno m'accogli, ritorno, quasi nel tuo ambiente. E del natio aere mi circondi con l'aria limpida, con l'atmosfera di questa terra amata e il petto avido inondi. E già qui c'è un'immagine sensistica, l'ingresso dell'aria nel petto, nei polmoni. E proprio il polmone, termine dell'anatomia, è poco poetico. Di solito la poesia usa metonimie, metafore. Già nel polmon capace, capiente, urta se stesso e scende questa tetere vivace, l'aria limpida, che gli egri spiriti accende, che rianima gli spiriti malati. E vedete che accanto appunto a un termine come polmone troviamo un termine invece decisamente latineggiante come egri, che è proprio il trapianto dell'aggettivo che significa malato. E le forze reintegra e l'animo rallegra. Vi invito a considerare anche lo schema metrico tipico dell'ode, che è una sorta di canzonetta costituita da brevi strofe, tra l'altro di settenari. Vi ricordo che la canzonetta era anche il tipico componimento arcadico, qui però volto a un intento, ad una finalità civile più dichiarata. Ma finora nella celebrazione, no, di questa vita in campagna, di questo ambiente campestre, siamo ancora abbastanza nella tradizione arcadica, nonostante questi aspetti stilistici innovativi. Però che austro scortese, qui suoi vapor non mena, perché l'aria è così serena? Perché i venti del nord non arrivano fino a qui e guarda, protegge il bel paese un'alta di monti schiena. Notate l'inversione sintattica classicheggiante, sono le Alpi, le Prealpi, cui sormontar non vale borea con rigidale. Quindi c'è una catena montuosa che l'aria, il vento rigido e freddo del nord non può superare. Né qui giacciono paludi che dall'impuro letto mandino ai capi ignudi nuvole di morbi infetto. E qui torniamo all'immagine sgradevole sensistica. Perché si respira bene accanto sul lago? Perché non ci sono paludi, paludi contaminate che dai loro letti diffondano alle teste degli uomini nuvolo infetto di morbi, appunto batteri, e il meriggio ai bei colli asciuga i dorsi molli e le colline inumidite sono asciugate dal mezzogiorno, dal sole del mezzogiorno. Dopo questa celebrazione che in negativo dice non ci sono paludi che diffondano morbi, paludi putride, no? Appunto l'aria paludosa è un'aria malsana, in negativo quindi inserisce un'immagine appunto negativa per negarla, per dire che non esiste, ecco che invece qui abbiamo la contrapposizione. Tutto questo testo è giocato sul contrasto tra l'esaltazione della campagna limpida, dell'aria pura della campagna, e invece l'aria contaminata della città. Pera, cioè perisca, non c'entra il frutto. Urca. Perisca colui che per primo alle tristi, oziose acque e al fetido limo, cioè al fango limaccioso, putrido, puzzolente, espose la mia città. Ecco, alla campagna è contrapposta la città, però circondata da queste paludi putride e maleodoranti che diffondano pestilenze, malaria, e per lucro ebbe a vile la salute civile. Ecco, perisca, sia maledetto colui che per lucro, per guadagno, e si spiega
per guadagno ha inondato le campagne d'acqua trasformandole in paludi. Le campagne, ma quelle più vicine alle mura cittadine. Notate anche questo gioco stilistico. Ebbe a vile, cioè disprezzò, la salute civile, con questa rima ricca, perché civile contiene vile, che è chiaramente oppositiva, cioè la salute della comunità viene disprezzata da chi pensa solo al guadagno. Perché queste paludi sono funzionali al guadagno? Perché si allude alle risaie, che come sapete sono inondate d'acqua, per la coltivazione del riso destinato principalmente alla esportazione, quindi al commercio e non al sostentamento. Certo, colui, questo che si dice muoia, sia maledetto, certo una volta morto costui sarà nella palude Stigia, qui c'è effettivamente il riferimento, il gioco, no, sulla palude. Certo, colui del fiume di Stige ora si impaccia nel bitume, onde alzando la faccia bestemmia il fango e l'acqua che gli piacque radunare, una sorta di contrappasso. Ha radunato vicino alla città di Milano le risaie di fango e di acqua e ora è condannato a risiedere nel fango e nell'acqua. E allora mira dipinti in viso di mortali pallori, entro al malnato riso, il riso è proprio il riso delle risaie, i cultori languenti. Ora si invita il lettore a osservare, dipinti di pallori mortali, i coltivatori del riso nato male, nato per il male della gente. E trema, o cittadino, che a te li soffri vicino, che le paludi, le risaie sono vicine alla città. Io invece, ecco un'altra contrapposizione tra il cittadino minacciato dall'aria putrida delle risaie e dalle zanzare, potremmo aggiungere, che noi conosciamo bene, io dei miei colli ameni, piacevoli, nel bel clima innocente, passerò invece i giorni sereni tra la beata gente. E qui c'è una rappresentazione idealizzata della gente di campagna, beata, che carica di fatiche, ma è solo un velato accenno, è ben sana e robusta. Qui, con la mente sgombra, ripulita, purificata dalle pure linfe, dalle acque pure, altro che le acque paludosi, sotto una frescombra celebrerò col verso appunto lo stile di vita dei contadini vispi sparsi nei raccolti, i membri, cioè i corpi non mai stanchi dietro al crescente pane, cioè nel coltivare il grano, da cui ovviamente si ricava la farina per il pane. Quindi è contrapposta la coltivazione del grano come positiva, perché è finalizzata al pane, quindi al sostentamento, rispetto invece alla coltivazione del riso finalizzata alla esportazione. I membri mai stanchi, i fianchi delle villane, anche qui un'immagine corposa, no? Un'immagine, se vogliamo, anche poco raffinata, un po' popolaresca, i fianchi baldanzosi, belli pieni e vivaci delle contadine. Il bel volto giocondo, gioioso, tra il bruno e il rubicondo, anche qui un'immagine anche coloristicamente molto efficace. Io celebrerò questo stile di vita dicendo: genti fortunate, che in dolci tempre quest'aura respirate, che respirate appunto in uno stile di vita così positivo, in uno stile di vita così buono, respirate quest'aria pura, rotta e purgata sempre dai venti fuggitivi e da limpidi rivi, sempre purificata dalle acque e dai venti. Ben generosa ancor natura fu alla città superba, e qui si può ritornare anche sul nostro libro. Ancora ritorna l'immagine negativa, invece, contrastante della città. La città, nei confronti della quale, ovviamente, pensa a Milano, il nostro Parini, la natura fu generosa, di cielo ed aria pura, ma è le scelte umane, sono le attività umane che l'hanno condannata, diciamo, all'inquinamento. Ma chi i bei doni osserva tra il lusso e l'avarizia e l'ascolta pigrizia? Chi conserva i doni della natura nel vivere cittadino caratterizzato da lusso, avidità e pigrizia, ozio? Ahi, non bastò
che intorno puteri di stagni avesse, oltre alle risaie tutto intorno, c'è un secondo male che inquina l'aria delle città. Anzi, a turbarne il giorno, sotto alle mura stesse, trasse gli scellerati rivi a marcire sui prati. Qui si tratta di un altro uso, legato più che all'agricoltura, cioè alla produzione di grano, legata all'allevamento. Si tratta delle marcite, prati allagati per produrre fieno per appunto gli animali, per i cavalli, per l'allevamento. Allora dice, oltre alle paludi, cioè alle risaie intorno, ecco che ci sono anche queste marcite, questi prati allagati per ricavarne il fieno. E la comun salute venne sacrificata al pasto di mute ambiziose. Attenzione, si sottolinea proprio, poveretti loro, i cavalli, no? Che questo fieno è destinato ai cavalli, che poi con crudo fasto calchino nelle ampie strade il popolo che cade. E questa è un'immagine che ritornerà anche nel giorno di Parini, appunto. Cioè, questi cavalli che nelle carrozze calpesteranno nelle ampie strade il popolo che cade. A voi il timo, il croco, la menta, l'aere irraggia dei vari atomi. Anche qui è una parola tratta dalla scienza, gli atomi, anche se metricamente si legge atomi. Gli atomi del profumo vengono irraggiati dalle piante aromatiche, ovviamente in campagna, che con soavi e cari sensi colpiscono le narici. Anche questo meccanismo, no? Prima abbiamo visto dell'aria che scende nei polmoni, adesso del profumo degli atomi, proprio termine proprio delle piccole cellule, no? Di profumo che colpiscono le narici dell'uomo. Ancora una volta un meccanismo fisiologico. Ma al piede dei grandi palagi là il fimo alto fermenta. Ancora una volta una contrapposizione tra la campagna profumata e il fango, e vedremo anche peggio, che contamina la città, che fermenta e di sali malvagi ammorba l'aria, che a stagnare rimase tra le sublimi case. Appunto si sottolinea la presenza qui addirittura dell'etame degli animali. Ecco cos'è il fimo, non è solo il fango, è anche il letame degli animali che fermenta e inquina l'aria. Qui là, attenzione, l'ultima immagine, la più cruda, la più sgradevole, i lari plebei dalle spregiate crete d'umor fracidi e rei versano fonti indiscrete, onde il vapore s'aggira e col fiato si ispira. Guardate però il trucco pariniano. Riveste questi termini e anche questi oggetti di un linguaggio talmente alto, latineggiante, classicheggiante, che quasi non capiamo bene di cosa si stia parlando. I lari plebei. Allora, i lari sono, lo vedete anche in nota, gli dei protettori della città, che qui per metonimia stanno ad indicare le case, delle città. Le case popolari, le case plebee, dalle spregiate crete di umori fracidi e rei versano fonti, fontane indiscrete, senza limite. Allora, che cosa viene versato dalle case plebee, dalle crete, cioè dai contenitori di ceramica? I contenitori di ceramica sono letteralmente gli orinai, gli orinali, cioè i vasi da notte, i vasi che raccolgono gli escrementi della notte, in assenza ovviamente di fognature, che venivano versate esattamente sulle strade, sui rivoli che si formavano sui canali, sulle strade, che quindi potete immaginare che aria e che odori diffondessero. Ecco, dalle case popolari vengono versate da questi contenitori di ceramica, di terracotta, quello che vogliamo, vengono versate fontane illimitate di escrementi che ovviamente diffondono il loro odore.
spenti animai, ridotti per le frequenti vie, degli aliti corrotti empiono il giorno estivo. Guardate un'altra immagine terribile, gli animali morti che marciscono sulle strade, spettacolo deforme sull'orme del cittadino, tra i passi degli uomini, dei passanti. Né appena cadde il sole, che vaganti latrine con spalancate gole lustrano ogni confine della città, che desta, beve, Laura molesta. Ecco appunto, prima abbiamo detto, prima era ancora un pochino vaga, no? Come abbiamo detto, questa immagine dei vasi da notte. Adesso invece la cosa viene definita vaganti latrine, quindi non appena cade il sole, perché vabbè, alla luce del giorno nessuno andava a versare ovviamente i propri escrementi sulle strade, ma non appena il sole tramonta, vaganti latrine lustrano ogni confine. Guardate che lustrano è un termine che allude addirittura alla cerimonia di purificazione dei campi, qui chiaramente ha un valore ironico, satirico, sembrano purificare. I vasi da notte tutt'altro, mica è acqua limpida che purifica, fanno tutt'altro che purificare. È vero, ciò è proibito, gridano le leggi, è vero, e temi, cioè il giudice guarda bieco, torvo chi si comporta così, ma rimane inascoltato, perché solo di sé pensiero ha l'inerzia privata, l'ozio di tutti che disprezza la salute comune, poi spiega, senza pensare che nel benessere comune sta anche il proprio, la mentalità comune, l'inerzia, l'ozio comune non considera neanche il divieto della legge, perché ognuno pensa solo a se stesso, stolto, e non vuoi mirare nei comuni danni tuoi, non capisci che nel malessere comune sta anche il tuo malessere, perché ci stai male anche tu se vivi in una città sporca e puzzolente. Ma dove hai corro e vago, lontano dalle belle colline, dal bel lago, dalle villanelle, dalle contadinelle, a cui si vivo e schietto aereo ondeggiar fa il petto. Qui c'è un'immagine galante e sensuale. Perché mi allontano dalla campagna, dalle belle colline, dal lago e dalle fanciulle, dalle contadine che quasi hanno un seno prorompente che ondeggia all'aria limpida. Va per negletta via, ognor l'util cercando, la calda fantasia. Questa strofa finale è proprio la strofa di dichiarazione poetica. La calda fantasia, cioè l'immaginazione del poeta calda, accesa, la fantasia accesa, va cercando l'utile per una strada trascurata, perché sol felice è quando l'util unir può al vanto di lusinghevole canto. Perché la calda fantasia del poeta, quindi l'ispirazione poetica, viene soddisfatta quando sa unire l'utilità al pregio, al merito di un canto piacevole che lusinga, che attira, che attrae. E quindi qui abbiamo davvero espresso il messaggio oraziano del miscere utile dulci, unire l'utile al dilettevole. La poesia, che è espressione di una fantasia accesa, di un'immaginazione viva, cerca l'utilità, cerca l'utile, ma attraverso, unito al merito di un canto piacevole. Allora, qui abbiamo il testo, abbiamo una scheda di lettura sul nostro libro a pagina 463 e qui ne unisco altre due che mi sembrano molto ricche ed efficaci nello spiegare i vari aspetti sia del contenuto che dello stile. In particolare il primo di questi due commenti mi sembra davvero estremamente chiaro ed estremamente incisivo ed efficace.
di questa sezione, no, di odi illuministiche possiamo adesso ancora per pochi minuti toccarne un altro. Adesso qui purtroppo ecco, possiamo andare a guardare il bisogno. Questa è un'espansione online del nostro stesso libro, anche qui non è completa. È l'ultima delle odi illuministiche, ma noi non li stiamo seguendo in ordine cronologico. È sempre una canzonetta, anche se la chiamiamo ode proprio per il suo contenuto, dedicata a un giudice svizzero che appunto sapeva valutare quanto l'azione anche delittuosa, un furto di un imputato fosse dovuto al bisogno, alla condizione di indigenza, di povertà, e sapeva intervenire su di esso per anche offrendo del suo, elargendo anche doni che permettessero appunto all'imputato di vivere senza bisogno di rubare. E allora qui l'accorgimento più interessante di questo testo sta proprio nella personificazione del bisogno, che sembra quasi voler lui parlare in tribunale a difesa dell'imputato, dicendo che in realtà quando il bisogno occupa la mente di un poveraccio, ogni ragione viene meno, saltano cioè i ragionamenti, la lucidità razionale, viene meno anche il timore di punizioni, perché il bisogno impellente, la fame per sé e la propria famiglia, evidentemente porta al delitto. O tiranno, signore dei miseri mortali, persuasore orribile di mali, bisogno. E che non spezza tua indomita fierezza, che cosa non viene spezzato dalla tua durezza, dalla tua forza? I cuori sono cinti da virtù, le virtù morali, però le virtù vengono appunto infrante dal bisogno. Tu le urti e rovini e tutto si apre, tutto si spezza davanti a te. Assoggetti o strozzi, ecco un'altra immagine dura, espressiva, anche i pensieri e i sentimenti più nobili. Strappi la ragione dal trono, dall'autorità che ha sui comportamenti umani, e occupi il regno della mente e ti poni tiranno del pensiero. Diventi il signore assoluto dei pensieri e dei comportamenti umani. Allora è vero, la legge minaccia, ma viene vista come la legge minaccia le sue punizioni, ma viene visto come un pericolo lontano di cui non prende neanche in considerazione chi ha il peso del bisogno sul dorso e si trova sul groppone e si trova senza aiuto, senza soccorso. Perché il bisogno attutisce, smorza ogni luce nel mortale povero che vive in condizione di povertà, di miseria, e lo porta, lo trascina a forza verso il male, ed egli va giù, precipitando. L'infelice allora rompe i patti di convivenza che provocano appunto l'adesione alle leggi. Ignora ogni confine, l'infelice indotto dal bisogno prorompe, invade i beni altrui e mangia il pane rubato con le sue mani sanguinose, che hanno anche commesso violenza per rubare. Ma quali odo lamenti e stridore di catene e ingegnosi strumenti vedo di atroci pene. Ecco, certo, per questo bisognoso che ha commesso un delitto si preparano chiaramente processi e punizioni atroci. Ecco allora che il nostro Parini immagina, non riesco ad aprire il file col testo integrale, quindi vado a cercarlo sul mio libro. Dicevo, Parini immagina, eccomi qui, Parini immagina che direttamente il bisogno si presenti in tribunale e assuma proprio la difesa del povero bisognoso imputato che ha commesso il delitto. E allora si dice, si introducono proprio le parole del bisogno. E il bisogno viene accolto in tribunale e si rivolge ai giudici. Sospendete le armi.
Volgete l'orecchio a me. Chi è che nega pietà al bisogno che prega, che implora? Io sono l'autore, io dei peccati dei poveri imputati, bisognosi, colpevoli. E allora la pubblica vendetta, la punizione dello Stato, sia rivolta contro di me. E allora ritorniamo qui al nostro testo. Di fronte a questo intervento di difesa del bisogno, pochi si commuovono, ma uno sì. Il giudice saggio e giusto, Wirz, che è appunto il signor Wirz, Pier Antonio Wirz, a cui questa ode è dedicata. Tu hai compreso il ragionamento del bisogno personificato. Tu, cui si spesso vinse dolore degli infelici, tu che ti sei lasciato toccare, no, dal dolore degli infelici, che il bisogno ha sospinto al furto, a porre le loro mani rapaci nei beni altrui, con la forza o con la frode, con l'arte, con l'astuzia. E allora tu che cosa fai, o Wirz? Tu, il carcere temuto, spalancasti per loro. Spalancarsi ovviamente per farli uscire, tu li hai liberati, consapevole del fatto che il loro delitto era dovuto al bisogno, e dando loro oro e aiuto, quindi dando loro denaro di cui vivere e un soccorso, per esempio un lavoro, un'occupazione, hai insegnato generoso come senza pene, non c'è bisogno di punire, il fallo viene prevenuto. È senza bisogno di atroci pene, pensate alla riflessione di Beccaria, il reato può essere prevenuto. Quindi senza bisogno di punizione, il fallo, il delitto può essere prevenuto. Ecco, qui siamo davvero nel punto forse di maggior consonanza del nostro Parini nei confronti di uno dei temi centrali della riflessione illuministica, che è quello delle punizioni atroci anche nei confronti di chi sono indotti dal bisogno a commettere delitti e reati. E allora ecco come il giudice diventa un modello, un eroe, ecco queste odi celebrative nei confronti di nuovi modelli di comportamento in linea con gli ideali di uguaglianza, di libertà, di filantropia, cioè di amore nei confronti dell'umanità, che Parini coniuga anche con il suo convinto cristianesimo e che sono certamente legati a quella atmosfera illuministica che egli respirava intorno a sé. Per ora chiudiamo, poi continueremo brevemente una piccola escursione tra le odi illuministiche pariniane. Un saluto e a presto. Ciao ciao!